Antonella Lettieri, presidente dell'associazione Raffaele Passarelli, che come ogni anno oramai sono 7 anni. Sì, è la 7ª edizione. Che si ripete, la raccolta di fonti della le castagne della speranza. Sì, questa 7ª edizione, questa manifestazione nostra di punta, è la nostra manifestazione che ci permette di raccogliere i fondi necessari soprattutto per proseguire il servizio di trasporto e consegna del sangue del cordone ombelicale, ma anche per le altre attività dell'associazione. È una manifestazione importante senza la quale non potremmo fare tutte le attività. Come vedete è sentita perché ci sono tantissimi volontari che da diversi giorni si alternano anche qui, non solo nel trasporto e nella consegna del sangue del cordone, i volontari sono a tutti i livelli. Si alternano qua a scegliere, a pesare, a insaccare e poi a distribuire, e sabato 20 e domenica 21 saranno anche loro sulle piazze a proporre questi sacchetti di castagne, che vi invitiamo ovviamente ad acquistare. Vogliamo ricordare qualche paese magari più importante, Sala Consilina? Sì, abbiamo Sala Consilina, abbiamo Polla, abbiamo Agropoli, abbiamo Vallo della Lucania, Sapri ovviamente, saremo a Eboli, saremo a Battipaglia, quest'anno siamo a Salerno, una new entry, siamo a Salerno. Tutti i comuni insomma un po' più interni, anche sulla fascia costiera, Marina di Camerota, Pisciotta, Scea, i comuni interni Alfano, Laurito, ovviamente Rofrano perché la parte da Leone, perché lavorano, acquistano, insomma. Saremo presenti in più di 80 piazze. Vi invitiamo, ripeto, a partecipare e a leggere gli opuscoli che distribuiamo assieme alle castagne, perché vi spiegheranno bene perché è importante donare il sangue del cordone. Noi abbiamo la possibilità di donarlo negli ospedali di Sapri, di Vallo e di Polla, invece di buttarlo. Magari potremmo salvare qualche vita, invece di farlo diventare un rifiuto speciale, insomma. Perciò leggete gli opuscoli. Vi ringrazio in anticipo della collaborazione e dell'aiuto.